You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Ciao ragazzi, in questa puntata andremo proprio a scoprire Albenga, una città ligure, una città veramente alla confine proprio con la Francia. Stiamo parlando di un piccolo gioiello da scoprire, perché ha mari, monti, tantissima pianura, hanno delle verdure proprio autoctone che sono estremamente gustose e singolari, perché le trovi solo qua: l'aspargo, il carciofo, il pomodoro e non solo. Si dicono le magnifici quattro di Albenga. Stiamo parlando anche di un muro di cinta romane, stiamo parlando di una storia medievale, stiamo parlando di un piatto blu che è talmente incredibile, che ha una storia di bellezza millenaria. E qui siamo per scoprire Albenga attraverso lo sport, attraverso le diciamo delizie culinarie e anche qualche curiosità che andremo a scoprire insieme. Andiamo a scoprire Albenga insieme. Scoprire insieme i vicoli, la storia, i ristoranti, le persone di culture di interesse. Insomma, io sono un vicolo molto importante, sto per andare a scoprire il mio amico Dino, che ha un negozio storico che mi dà l'opportunità proprio di lasciare anche un segno mio su Albenga, sul muro. E così fra poco andrò a fare la mia piccola dedica a questa città meravigliosa. Siamo in un vicolo del centro storico di Albenga, vico del collegio, dove si apre il piccolo museo della fionda, una raccolta di oltre 500 fionde provenienti da tutte le parti del mondo, e la cantina dei Fiori di Carugi. Fiori di Carugi significa ragazzi dei vicoli, perché un tempo, quando eravamo ragazzi, abbiamo condiviso la nostra infanzia in questi vicoli, vicoletti, tutti insieme. Ci siamo ritrovati tanti anni dopo, cerchiamo di mantenere vivo lo spirito albenganese e soprattutto anche di fare tanta solidarietà e beneficenza con le nostre manifestazioni. Allora, le fionde sono nate ad Albenga tanti anni fa, perché parliamo addirittura della fine del Settecento, quando i francesi avevano invaso Albenga. I bambini di Albenga, con le loro fionde, che se le costruivano loro, quindi non sono state regalate, e lanciavano i sassi contro i soldati invasori e addirittura venivano per questo incarcerati. Da allora è stata la fionda un simbolo della libertà, della rivoluzione ed anche dei monelli di Albenga. Noi abbiamo mantenuto vivo questo ricordo. La nostra prima fionda, la prima fionda più importante, è sempre Antonio Ricci, il patron di Striscia la Notizia, che è albenganese, nato nella piazza principale di Albenga e che ha condiviso con noi i giochi, le scorribande, i divertimenti dell'infanzia e dell'adolescenza. Queste piastrelle significano l'ospitalità. Tutti gli ospiti che sono passati per Albenga, dalla nostra cantina, hanno lasciato un loro ricordo. È stato trasformato in una piastrella in ceramica e così dopo si sono sentiti anche impegnati a ritornare. Faremo lo stesso con te questa mattina, tu firmerai una piastrella e al prossimo passaggio la potrai vedere su questo muretto. Invece gli altri tabelloni ricordano soprattutto delle manifestazioni che noi abbiamo fatto e facciamo ancora. Prima di tutto il premio Fionda, ritornando alle fionde di prima, ogni anno diamo un premio a chi nella vita ha tirato delle buone fiondate. Ti posso dire qualche nome: Fiorella Mannoia, Roberto Vecchioni, Zanetti, Brunello Cucinelli, i Nomadi, Don Gallo, Don Ciotti, Enrico Brignano, tantissimi che sono venuti sempre ad Albenga a ritirare questo premio, che non vale niente, ma che ha un grande significato simbolico. Questo è il nostro Charity Point, di cui noi volontarie siamo molto orgogliose. È un punto dove le persone donano abbigliamento, oggettistica, accessori vari, e tutto il ricavato delle offerte viene utilizzato qua nel territorio in Gauno per organizzare visite di prevenzione oncologica.
Tutti gli anni facciamo circa una quindicina di giorni di prevenzione. Andiamo a vedere questo negozio, venite con me perché stiamo scoprendo a Benga. Io sono super contenta di farvi vedere che cos'è l'Italia. L'Italia è un posto che va visitato, dove noi qui abbiamo un sacco di diciamo donazioni in oggetti, in vestiti, che noi possiamo ovviamente venire ad acquistare, e in questo modo possiamo aiutare la ricerca dei tumori, aiutare le persone che stanno affrontando magari un percorso proprio contro i tumori. E l'altra cosa che secondo me ci sono anche un po' una raccolta dei volontari, no? Un po' sì, una festa. Sì, noi siamo tutte volontarie qua, attualmente siamo una decina di volontarie operative più alcuni ausiliari che ci danno una mano quando organizziamo anche i banchetti per raccolta fondi. E che è una cosa importante, perché poi, ragazzi, ricordate che la beneficenza, molte persone dicono, beneficenza, vieni con me, Cristina, torniamo fuori, facciamo vedere. Ma la beneficenza, anche se sembra lì per lì che sta aiutando un altro, non sta aiutando un altro, sta aiutando te stessa. Yeah. La beneficenza, alla fine, ti appaga il cuore, ti appaga l'anima. E quando noi parliamo di viaggiare, questa Italia è meravigliosa, questa Italia è piena di storie, di storie in tutti i sensi, di storie umane, di storia, perché siamo... Guardate un altro, questo è Albenga, che è la città dei tori, di 100 tori, anche se mi hanno detto non sono esattamente 100, ma noi andremo anche a contarli, proviamo a vedere quanti tori riusciamo a vedere. Però la verità è andare a scoprire la vostra Italia enogastronomica, sportiva, culturale, architettonica. Ci sono veramente tanta bellezza in questo paese e andremo a scoprirli tutti insieme. Grazie Cristina. Grazie a te, Cristina. Ci aspettiamo di nuovo. Io sono il sindaco di Albenga, sono in carica da 2 anni, ho fatto 5 anni da vice sindaco, e quello che ci tengo a sottolineare è che sempre assessore allo sport. È una delega che ho voluto tenere per me perché io credo nello sport e credo che lo sport possa rappresentare una risorsa per le generazioni future e un insegnamento di vita, oltre a preservare il benessere fisico. Io amo tutti gli sport, ci sono alcuni sport che ho praticato, da ragazzo lo sci, sono maestro di sci, poi il ciclismo, il tennis, il windsurf, praticamente non c'è sport che io non abbia praticato. E questo, devo dire, mi ha formato molto, perché lo sport è un grande insegnamento di vita. I principi dello sport sono gli stessi principi della vita, principi che forse oggi abbiamo un po' perso, ma che attraverso lo sport noi possiamo recuperare. Il concetto che solo attraverso il lavoro e l'allenamento si raggiungono i risultati, il principio che le scorciatoie non portano a nulla, sono degli elementi e dei messaggi che i nostri giovani devono tenere bene in conto e bene in considerazione. È un evento bellissimo perché coniuga lo sport e l'attività fisica con la cultura e la storicità della nostra città. Sono due espressioni fantastiche della nostra realtà che, unite insieme, sicuramente arriveranno a un grande risultato. È un evento che è capitato quasi per caso, ma io ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile e mi auguro e approfitto per strappare una promessa a Gil che diventi una tradizione per la nostra città. Io colgo l'occasione per invitare tutti, sportivi e non sportivi, a visitare la nostra splendida città, che abbina le bellezze storiche, le bellezze naturali, la possibilità di fare sport con un'ottima cucina e dei vini eccellenti.
prova lì, sta muovendo. A sinistra. Ok. Oh, ragazzi, siamo ad Albenga, stiamo scoprendo questa città e c'è con me il mio top trainer Fabrizio Supertino. Ciao. Fabri, allora io sono contentissima che stai qua con me per fare questo mega evento. Giri con me, piano piano. Giriamo, qua, giriamo. Guardate ragazzi, questa è la nostra piazza. Ragazzi, salutate! Ci siamo. Allora, che cosa faremo oggi? Scopriremo Albenga. Faremo una bellissima ferita dove camminiamo, impariamo. Guardate questi monumenti che sono strepitosi. Cioè, veramente l'arte, la storia, la cultura intorno a noi. E poi noi faremo lo sport. Perché qui a Energy, quello che stiamo provando di far capire è che in Italia c'è già il turismo, cioè non è che non dobbiamo uscire dall'Italia e trovare. Ce l'abbiamo, dappertutto ce l'abbiamo, okay. Ovunque in Italia c'è il turismo. Allora, che cosa farai sul palco poi dopo, Fabri? Li riscaldo un po', perché prima faremo questa bella camminata e poi partiremo col super jump, 15 minuti proprio a bomba, li carico, perché poi arrivi tu, che e li poi fai esplodere. Oh! Il colpo decisivo. E voi dovete rimanere con noi per vedere Albenga insieme. Ragazzi, ho deciso di organizzare l'evento ad Albenga in quanto intanto amo il super jump, amo la mia regione, amo Albenga anche se abito un pochino distante e soprattutto ho un'amica di Albenga che ama Jill, quindi è tutta una catena di amore, diciamo così. Ho voluto e ci tengo tanto far conoscere la Liguria anche sotto questo punto di vista sportivo, in quanto faremo una Freedom, che è una camminata sportiva nel bellissimo centro storico che ci offre questa città. Dopo la Freedom faremo una saltata con la nostra Jill e faremo il carico di energia per mesi, quindi l'ho fatto per far conoscere la Liguria, Albenga in questo caso specifico, sotto il Super Jump e il Freedom e Jill Cooper.